No, volevo dire, penso che sia vero, cioè se viene detto anche alle persone che cosa nel loro piccolo possono fare, è una cosa interessante. Io non ho mai sentito parlare di questa economia, è la prima volta proprio che la sento nominare, però alcune analogie con altre cose sentite altrove le trovo, quindi movimenti che vanno in una direzione che potrebbe continuare, tipo i gas, che ho visto per la prima volta proprio qui, mi sembra che loro, mettendo in piedi queste semplici azioni, praticamente di accedere alle materie. Sì, il gas è un esempio interessante, pratico, di... Sì, infatti. Molto pratica, perché poi vedo che anche i supermercati adesso hanno un po' di acquisto. Per esempio, no? Quindi ecco, queste cose sono interessanti. Non riesco a capire questa storia degli alieni, sono molto alieni per me, proprio non capisco chi sono, ecco, questo proprio non mi è chiaro. I nomi e cognomi non li abbiamo perché non ce li dicono. Certo. Perché ce l'hanno con chi? Mi sembra un po', non sarebbe meglio questo pensare che siamo noi. No, non è così. No, perché non è così. No, no, è che veramente non è così. E un altro che è cattivo finisce male. Non è che è cattivo, infatti io penso, quello che penso, secondo me non sono cattivi, sono malati, è diverso. È come un impulso del passato. Fino a un po' di tempo fa, io alla fine sono arrivato a questa conclusione, questa è proprio molto personale. Fino a due secoli fa, e anche un po' fino forse all'inizio del secolo scorso, non ce n'era abbastanza per tutti. Veramente, cioè non c'era la tecnologia sufficiente a garantire benessere per la maggioranza della popolazione. Ma neanche proprio... E quindi il fatto che fosse garantito ad alcuni la possibilità di non dover pensare a sussistenza materiale aveva quasi una sua utilità sociale. Cioè, riesco a capirla questa cosa, e quindi ecco il meccanismo della rendita, cioè era comunque una specie di garanzia sociale a una sorta di elite che aveva proprio lo scopo di avere tempo di pensare. Che succede? Che con l'arrivo della tecnologia, da un lato questo diventa inutile e dall'altro però uno che lo facesse si è trovato ad accumulare molto di più. Quindi secondo me, perché con tutta la tecnologia che c'è, quindi io la vedo come una specie di vestigio del passato che agisce per riflesso, facendo casini. Per cui non è che vedo l'intenzione di qualcuno lì che dice adesso, perché questi sono così ricchi che non ne hanno bisogno, quindi non sono mossi dal bisogno. A volte potrebbe, quello che sospetto è che siano mossi da una sorta di... No, ma lì non è più bisogno, lì è la brava di potere. È una cosa così, ma addirittura pensando che sia giusto, perché poi queste persone vengono... Non so se avete avuto a che fare con persone della super upper class. In genere vengono educati al fatto che il popolo è bue, che loro, per fortuna che ci sono loro, ma non è una scusa, cioè vengono fin da bambini, glielo raccontano, glielo ripetono, una sorta come i bambini indiani dell'upper class non fanno mai vedere i bambini poveri, gli fanno fare dei percorsi per non farli mai incontrare i bambini poveri. E quindi io non so se ci sono i cattivi, veramente quello, io penso che ci sia però un problema con la storia. Questo, cioè, tante persone, penso che noi in parte, più di meno siamo educati al fatto di pensare che l'upper class è giusto che ci sia, cioè non è solo all'interno che... Si arriva fino a lì, si arriva fino a lì. Pensiero vecchio, ma penso molto. Tanto che addirittura siamo abituati a pensare che anche noi ne facciamo parte. Sì, è vero. Nel castigliano, vedere chi stava nella casa di tutto, era comunque un ordinamento divino, ma era tutto. Certo. Poi non è che ci credono più tanto, in realtà, diciamo, c'è un po' di manipolo, come anche oggi, secondo me non è così. Non lo so, c'è anche un po' di malafede probabilmente. No, però io ho un po' la stessa perplessità sua, perché secondo me io faccio fatica a pensare che questi che delle banche che sono abituate a fare previsioni, bilanci, cioè si renderanno conto di tutto quello che... E se continuano in questa cosa o non ce la stanno dicendo tutta?
perché magari la situazione è ancora più drammatica di quello che vediamo adesso, e quindi sono in un binario che dico, perché altrimenti uno è folle, perché da un altro punto di vista uno può pensare che sempre ce ne siamo fregati e che ne so, in Africa si è sempre... noi ci siamo arricchiti grazie allo sfruttamento e in questo momento tocca a noi essere sfruttati da altri, no, non lo so. No, però... non da altri, sempre dagli stessi che hanno esaurito quel mercato lì. Cioè, il tema sarebbe, se io voglio conquistare un paese o un territorio, prima lo distruggo. Funziona così la guerra. E poi dopo io la vedo così, infatti non la vedo come... Per quello dico che secondo me non è un fenomeno economico questo, è un fenomeno bellico. No, ok, ma... E questo spiega le cose. Certo, però questo parte dal presupposto, come tu dicevi, se io voglio conquistare... Ma ci hanno già conquistato? Cioè No. L'Europa era proprio, l'Europa socialdemocratica era il più grande nemico di questa roba qui, perché gli europei, in qualche modo, come popoli, hanno altri valori. Cioè, mentre gli americani sono un po' più supini in questo, guarda come ci stiamo incazzando gli europei. Proprio perché siamo stati costruiti... C'è stato qualcuno, in qualche modo, lì vedo un'altra tendenza, che ci hanno installato dei valori completamente diversi. L'Europa finalmente riescono ad attaccarla, perché era un po' la cittadella, almeno per gli europei, di tutto un altro modo di pensare. Era anche un po' filosovietico, cioè l'Italia in particolare, poi è tremenda, quel più grande partito comunista dell'Occidente. Cioè, siamo un nemico pericoloso da questo punto di vista. Ma tu immagina che uno voglia fare veramente un ordine mondiale fascista, nazista, cioè con il padrone di tutti. Io a volte la vedo così, cioè la sete di potere porta a quello. Che io comando e tu obbedisci. Il padrone è lo schiavo. Anche a me sembra primitivo, però di fatto se andiamo a vedere quello che sta succedendo... Questa è proprio un'aristocrazia. Allora, l'obiettivo è una conquista di potere e denaro, non è che tu hai, chi vuole attuare questa guerra economica, vuole distruggere fisicamente le persone, è che queste persone trattano numeri, trattano... Ma come, sono effetti collaterali, come una guerra, se per il petrolio... Non la vedono neanche, cioè non è come quello che vende le bombe, non so, quindi di Alberto Sordi che vende le bombe e poi però sa che cosa sta vendendo, neanche forse si rendono conto della ricaduta, non c'è in quello una volontà. Beh, oddio, non lo so, perché insomma quelli qui, se ci sono quelli che vendono, se sono quelli che vendono le armi, figurati questi dicono, ma in fondo tutto sommato Che vendiamo le armi. Il capo di Stato dell'Italia, chi governa l'Italia, perché non ci difende dicendo di chi è il debito pubblico, chi ha le quote, chi dovrebbe fare questo? Visto che difendono questa cosa per creare debito, perché non ci dicono il 20% dell'Italia in mano giapponese, il 30% in mano cinese, così almeno l'italiano sa come devono dire. E continua a ampliare questa cosa del debito pubblico, però non ci dice chi c'ha il debito. Bisognerebbe chiederlo a loro perché non lo fanno. Ma poi è una cosa un po' più complicata, chi ha in mano per vedere che ci può sì, comunque. Secondo me cioè, la nostra attenzione conviene che va in quello che noi desideriamo, cioè di cosa gli altri vogliono, cioè ce ne può fregare tanto, nel senso che già lo vediamo. Secondo me ci dobbiamo difendere noi. Sì. Io ho questa impressione, purtroppo, infatti mi scoccia tanto sta cosa. Ormai non che anch'io ci credevo. Ci permettono di manifestare, ma nulla più, perché comunque... E anche lì... Neanche tanto, cioè è veramente... No, infatti... Minimo, cioè, che di democrazia parliamo, nel senso, cosa possiamo fare in questa democrazia? Cioè, qual è la nostra partecipazione in questa democrazia? Se non sottoporci al nostro bene con la sua postura. Cioè, non abbiamo altre, non ci viene chiesto, ci viene chiesto di fare sacrifici, ma non di partecipare in nessuna maniera, se non inghiottendo. Ma infatti, cioè, secondo me dobbiamo concentrarci su quello che noi desideriamo, cioè, come dire, desideriamo decidere, ci rendiamo conto che non ci stiamo occupando di decidere, beh, iniziamo a occuparci di cosa dobbiamo decidere come primo atto, perché se non lo facciamo, cosa aspettiamo che quando ci daranno loro, chi ce lo darà il potere di decidere? Quindi dovremmo noi iniziare a informarci su cosa dovremmo decidere, quindi su tutti i temi, cioè come se fossimo già nella condizione di decidere domani.
e può iniziare a voler prendere spazio nella decisione, nelle cose più piccole ovviamente, come questi, per esempio questi imprenditori hanno voluto decidere qualcosa. Fino a quello è fantastico, ci fa vedere che se tu decidi, cioè sarebbe che se noi miglioriamo il tessuto partendo da noi, cominciando veramente, io per esempio non sono un economista, ma sono ormai 15 anni che studio ogni, cioè mi sono messo, e pian pianino sto scoprendo che non è che uno nasce così, perché sembra quasi, no? Che è come una specie di progenie degli economisti, sì. E che non c'è bisogno neanche di essere iniziati, che se uno si informa, però costa fatica, e allora la cosa è dedicare tempo a questa fatica, che costa quasi più fatica che scendere in piazza, per esempio. Che siamo abituati a forme di protesta collettive in cui c'è qualcuno che ci dice in piazza. Invece una cosa con più libertà, in cui ognuno costruisce la sua forma, è molto faticosa. Però potenzialmente ha delle sue potenzialità enormi, perché diventa veramente, ognuno diventa un piccolo generatore. Io volevo fare una domanda sullo stato coordinatore. Sì. Quest'idea, perché? Le forme di auto-organizzazione dal basso sono auspicabili e in certi casi funzionano, come nel caso della produzione, no? se vediamo l'economia con l'interpretazione classica che si divide un po' tra risparmio e consumo e produzione di gas, o quello che uno può fare a livello locale, è un'idea concreta, facile da capire, che io posso favorire te che produci una cosa vicino a me, eccetera, eccetera. Un po' più difficile il discorso dove metti i miei soldi, perché lì non c'è un gas del risparmio, o ci sono esperienze rare. Sono anche esperimenti con gli Jack Punk, ci sono degli esperimenti simili, diciamo. Questa, sì, però non hanno la stessa diffusione. Sono più nuovi, infatti, stanno iniziando adesso. Poi ci sono magari anche forme di baratto, cioè di monete alternative, che poi sono forme di baratto. Vabbè, quello però è un po', la vedo come un... vabbè, sì. Quindi, c'è un panorama, sì, che tenta di, però sì, ci sono delle dimensioni grosse, no? Io vedo dimensioni grosse che possono essere la produzione di energia, per esempio, o altre norme che sono decise oggi e regolate dallo Stato centrale, non possiamo intervenire su questo, è molto difficile. Oddio, intanto non ho privatizzato tutto, però sì, in ogni caso quindi è anche lo Stato. Qual è il percorso, sì, perché, cioè, tornando proprio a una domanda, sì, sì, qual è il percorso verso uno Stato coordinatore? Prima tu l'hai descritto nella sua forma ideale, come dovrebbe essere, lascia un po' di iniziativa privata su certe dimensioni, certo, regola in modo dirigistico ciò che si pensa siano, sì, valori comuni, se non ho capito male. Sì, dirigistico, ma partecipato, sì, ovviamente. Dirigistico lì il tema è proprio sui livelli, giustamente. Tu mettevi il problema dei livelli, cioè c'è il livello superlocale, quello medio, quello provinciale, quello, cioè, per arrivare fino a quello che oggi chiamiamo Stato nazionale, nazione, Europa, regione, macro regione, mondo. E questa è la grande complessità. Però, tornando all'esempio dell'energia, è proprio un esempio interessante a questo punto di vista, oggi si sta avvenendo una rivoluzione che porterà al fatto che le stesse reti energetiche dovranno lavorare per poter sfruttare le fonti rinnovabili, eccetera, eccetera, attraverso delle reti molto più complesse. In Germania ci stanno lavorando molto, più decentrate, con dei centri di calcolo nodali e centrali più distribuiti, con una forma più simile a quella della rete internet, che è quella della rete energetica attuale, che è più centralizzata e che infatti è l'infrastruttura in cui l'Europa è più debole. Ti ricordi quando lo scoiattolo ha mordicchiato quel cavo in Svizzera, che c'è stato il blackout in tutta Europa? Perché infatti la nostra infrastruttura energetica è così centralizzata, è quasi paradigmatica, è centralizzata come lo Stato centrale, e per questo è molto vulnerabile. Mentre invece l'immagine è quella di avere sistemi di rete più complessi, quindi non solo più complicati, proprio più complessi. Io sinceramente non so rispondere nei dettagli, perché ci vorranno dei matematici, cioè per esempio io prenderei i migliori matematici della teoria del caos, della teoria dei sistemi, e li metterei al lavoro su questa, se fossi uno stato coordinatore, dicendo: guarda, abbiamo bisogno di modelli organizzativi, costruiteci qualche ipotesi, proprio perché sappiamo anche che nel secolo scorso ci sono tutte delle matematiche nuove che si basano su questi, che cercano di rispondere a questi problemi, la teoria delle reti,
è complessa la cosa, potrebbe essere che in un posto ci si organizza in un modo, in un altro in un altro. La cosa importante sarebbe però riuscire a coordinarsi, perché giustamente ci saranno sempre delle decisioni che vanno prese a livello... Cioè io credo che ci dovrà essere una legislazione di base, proprio quasi costituzionale, per andare a definire a che livello va presa una decisione, perché quello dovrà essere l'unica rigidità, per evitare che ci possano essere troppi conflitti da questo punto di vista, tipo la TAV, tipo... Cioè andare proprio a normare molto bene il modo di stabilire il livello decisionale, ma magari con una certa flessibilità. Però questo richiede proprio anche un salto nella testa, cioè come se tu presupponi che poi uno fa sempre i suoi interessi senza preoccuparsi di quelli degli altri e ce l'ha nel DNA, non può funzionare un sistema del genere. Se uno immagina che invece le persone cominciano a muoversi su altri paradigmi, più veramente cooperativi, più di simbiosi sociale, si potranno fare degli sbagli, però il sistema può diventare sostenibile. Nella moneta che livello si potrebbe collocare? Cioè è opportuno? Guarda, io penso... Anche immaginando che si gestisca meglio di adesso, deve tornare una moneta nazionale, una moneta regionale? Secondo me moneta a livello intermedio sicuramente, visto che adesso siamo ancora su stati nazionali, secondo me, questo bisognerebbe analizzarlo meglio, però io inizierei a rinazionalizzare, visto che come cosa intermedia. Poi io penso sempre al Bancor di Keynes, cioè a un sistema per valutare quanto vale l'economia di un'area e in base a quello permettere di avere moneta circolante in base a quella sovranità economica, quindi in base a quanta energia, tra virgolette, energia intendo anche cultura, cose, quindi quanto posso far girare in termini di collettività, allora avrò a disposizione un tot di potere economico. Quindi penso a un denaro più complesso, magari con una sovranità decentrata, però basata sul paradigma che i soldi servono a far girare l'economia e non a iniettare energia. Per cui lì non lo so, si possa... Però con questo paradigma e col meccanismo proprio del Bancor, cioè Keynes pensava a un'entità mondiale che in qualche modo regolasse la quantità di soldi di ogni Stato, o meglio il tasso di cambio in qualche modo, per far sì che non ci potessero essere bolle speculative di attacco monetario. E lì l'unico modo è capire quanto vale l'economia reale di un posto, e non è facile, bisogna mettersi d'accordo sui criteri, il PIL è abbastanza superato. Io vedo quasi un superamento del denaro, sinceramente, verso qualcosa di più complesso, non per tornare al baratto. Per esempio, secondo me, se una cosa mi serve, io dovrei avere disponibilità gratuita di quella cosa e il denaro usarlo solo per le cose in più. Ma cosa intendi uno stato sociale portato alla massima potenza, sì, alla massima espressione? Ma, o la comunità, cioè per esempio, un po' come oggi, cioè adesso l'acqua un pochino la paghiamo, però pochissimo, no? Oppure perché è evidente che sono cose di prima utilità. Questo potrebbe essere esteso con l'aumento tecnologico, per cui nel momento in cui l'agricoltura, la cultura, la tecnologia mi garantisce un'abbondanza di certe materie prime, libero accesso a ciò. Poi se voglio altre cose, quindi spostare un pochino il campo del superfluo, che invece oggi ce lo stanno, cioè stiamo ricominciando a pagare l'acqua, no? Per cui utilizzare il denaro solo per i beni scarsi, per esempio. Ma così non uccidi sempre di più il lavoro? Cioè ma infatti anche lì il lavoro, lavorare è quello che sei, cioè la comunità deciderà. Facevo l'esempio dello spazzino. Metti caso che non si riesce a fare un robot spazzino, perché proprio non si trova la tecnologia, quindi c'è bisogno di fare lo spazzino. E la comunità capisce che c'è proprio bisogno di quel lavoro lì che nessuno... E va bene, allora lo pagherò come oggi pago un manager. Perché la comunità decide che c'è bisogno di quello e, quello e se c'è qualcuno che magari invece ha voglia di avere cose materiali, eccetera, sarà spinto da prestigio e da soldi a fare quella cosa lì. Mentre invece magari per fare il professore universitario basterà il prestigio, perché tanto uno le cose di base ce l'ha già e non c'è bisogno di pagarlo, se uno vuole farlo. E uno può fare il ricercatore. Cioè definire, perché man mano del lavoro ce n'è sempre meno bisogno, perché oggettivamente... Appunto, mi preoccupa che tu dica anche eliminiamo in fondo anche il commercio, eliminiamo... Ma no, manteniamo il commercio, però per le cose, cioè voglio dire,
per esempio, uno potrebbe fare il commerciante perché gli piace, cioè, faccio l'esempio, uno ha amore per fare l'erboristeria, fa la sua erboristeria e la gente viene lì e prende le cose, lui gliele dà e la collettività gli paga questa attività. Mi immagino, no? Perché magari uno fa una cosa che gli piace, ha comunque accesso. Posso fare una riflessione brevissima su questa cosa che sta discutendo? Certo. Mi sembra che ci sia una roba su cui io spesso mi incastro, è un implicito che comunque stiamo parlando del lavoro, del fatto che è una roba che noi facciamo comunque sempre per avere del denaro. Esatto. Tu invece mi sembra che stai parlando del lavoro come una roba che si fa perché serve per un'utilità comune, no? Sì. Non so se era un incastrato su questa roba qua. Mm-hmm. Perché anch'io in effetti se penso da un punto di vista del lavoro che produce denaro, cazzo, però se non c'è più possibilità di lavorare sono fregato perché non lo so. Perché soprattutto ti serve per vivere. Quindi mi sembra che anche qua, esatto, denaro che serve per vivere. Se noi parliamo già di reddito, livello, per esempio quelli dell'MMT hanno un'altra immagine che però è compatibile secondo me, un'altra ipotesi ugualmente, che è lo Stato come fornitore di lavoro di ultima istanza. Che vuol dire che se tu non lavori lo Stato ti deve fornire un lavoro utile e ben retribuito. Finché tu non... In questo modo lo Stato, però, che succede? Se si stressa questo concetto, vuol dire che lo Stato in questo modo calmiera il mercato del lavoro e comincia, per esempio, vedo che non c'è più che di lavoro basterebbero veramente 15 ore alla settimana, perché se no non ce n'è abbastanza, e comincio a dare dei posti di lavoro ben retribuiti a 15 ore alla settimana, e ti faccio fare il ricercatore, ti faccio fare cose utili, tanto io Stato sovrano di soldi ne ho. In questo modo, questa può essere una forma intermedia che porta verso la mia, che è un po' un'utopia, però in cui fondamentalmente è la comunità che decide di cosa c'è bisogno e che garantisce la sussistenza, perché a quel punto anche il lavoro privato non potrà costare di meno, e lì sarà lo Stato a modulare la cosa, perché certo se lo rende insostenibile e c'è bisogno di lavoro privato, deve essere, però lì è lo Stato coordinatore che si auto-organizza, che non è che si autoregola, cioè che si mette le regole, non le toglie a chiunque, è proprio il contrario, no? Sembra simile, paradossalmente può sembrare simile al liberismo, però no, perché stiamo parlando di che uno auto-organizza mettendo regole.